Ciao a tutti! Oggi prepareremo insieme dei muffin salati che utilizzeremo come segnaposto per il cenone di Capodanno. Partiamo dagli ingredienti per realizzare la base del nostro plum cake. 260 g di farina, 2 uova, un bicchiere di latte, circa 150 g, 10 g di sale, 100 g di olio di semi, 70 g di formaggio grattugiato a piacere e una busta di lievito per torte salate. Cominciamo mettendo nella nostra ciotola i liquidi, quindi le uova, che romperò un pochino, aggiungo il latte e l'olio. Ora il formaggio. Ora setaccerò il lievito nella farina in modo da unirla poi all'impasto. Aggiungo la farina dove ho setacciato il lievito un po' per volta e mescolo. Ora è il momento di aggiungere il sale, 10 grammi. In questo caso il nostro formaggio ha assorbito molto più liquido del dovuto, è una cosa normale, può accadere. Ecco, il modo per allentarlo un po' è quello di aggiungere un goccio d'acqua. Così vi farò vedere la giusta consistenza del nostro impasto. Generalmente io per questo impasto utilizzo un unico stampo da plum cake. Questo plum cake che stiamo preparando è diventato in un gruppo Facebook nel 2017 il tormentone dell'estate, ma era un unico plum cake che poi col tempo ho deciso di trasformare in muffin. Ecco, io quando faccio il plum cake lo farcisco direttamente, ci metto dentro i pomodorini, ci metto dentro il formaggio, ci metto dentro il basilico o la menta. E in questo caso, siccome io voglio fare dei muffin diversi per ognuno dei commensali, li farcirò soltanto dopo. Comincio a farcirli. I primi due li preparo per il nonno, che lui va matto per il pesto. Mettiamo un po' di pesto, lo mescoliamo un po', così scende anche sul fondo. Un po' di pesto e qualche petalo di patata, così. Ora ne faremo due, con Emmental e mortadella, che piacciono tanto alla nonna. Adesso, per la zia che è golosa, olive e patate. Pomodorini e cipolla, questi piacciono a me. Capperi, acciughe. E infine
uno solo col formaggio. Un goccio d'olio dove serve e poi possiamo infornare. Pronti per andare in forno a 160 gradi per circa 15-20 minuti. Qui il nonno e qui Gigi. Facciamo così. La zia Andrea, la nonna e lo zio. La tavola per il cenone è apparecchiata. Se questo video vi è piaciuto, mettete un like, condividetelo e iscrivetevi al mio canale Instagram. Vi auguro un felice 2021 e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao!